Muore in bici investita da un'auto, tragedia a Pietrasanta, alle porte del centro storico, un'anziana di 76 anni morta dopo lo scontro con un'auto, inutili i soccorsi. La Luminara torna alla normalità, dopo le restrizioni degli anni scorsi si ritorna al tradizionale programma, la diretta della processione di Santa Croce da Lucca dalle ore 20 su Noi TV. Chuck si gira, partite le riprese della serie Apple TV Disclaimer, diretta dal premio Oscar Alfonso Cuarón, il set a Viareggio e poi il clou in queste settimane a Forte dei Marmi. Di nuovo insieme, ben ritrovati con l'informazione del TG Noi. Avete sentito, partiamo dalla cronaca, ancora una tragedia sulle nostre strade, una donna che ha perso la vita a Pietrasanta in bici travolta da un'auto. Sentiamo Luigi Casentini. Saranno i risultati dei rilievi compiuti dagli agenti della Polizia Municipale di Pietrasanta a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita la 76enne Adriana Lazzarini intorno alle 11 di mattina lungo via Garibaldi alle porte della città. Secondo le testimonianze degli operai impiegati nel cantiere che sta impegnando la Sarzanese, la donna stava transitando a bordo della sua bicicletta quando sarebbe stata agganciata da un'auto condotta da un cinquantenne che stava uscendo dal parcheggio di fronte alla caserma dei Carabinieri Forestali e che, svoltando a sinistra, non si sarebbe accorto della sua presenza. L'urto tra i due mezzi non è stato particolarmente violento, ma è bastato a far perdere l'equilibrio all'anziana che ha sbattuto violentemente la testa a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde insieme all'automedica del 118, ma tutti i tentativi di rianimare la ferita, proseguiti per oltre mezz'ora, si sono rivelati vani, la donna è spirata all'interno dell'ambulanza. Per consentire i rilievi dell'incidente e la pulizia della sede stradale, la Sarzanese è rimasta chiusa per circa due ore. Ancora per la cronaca, un giovane massese accusato di importazione illegale di stupefacenti. Si tratta di un 22enne scoperto dalla Guardia di Finanza con due etti di hashish e marijuana importati dalla Spagna. I finanzieri del gruppo di Massa Carrara hanno intercettato un pacco sospetto proveniente dalla Spagna, appunto, e diretto ad un punto di ritiro di Massa. Hanno teso una trappola all'ignaro destinatario, aspettandolo fuori dal punto di ritiro per un controllo. Ritirato il pacco, il 22enne è stato portato in caserma per la verifica e qua è emerso appunto il contenuto. E nell'abitazione del ragazzo, residente a Massa, sono stati trovati altri strumenti per il confezionamento della sostanza. È stato stabilito dal GIP il divieto di allontanamento dalla provincia e divieto di lasciare la propria abitazione in orario notturno. Ci sono poi due complici, giovanissimi, anche loro ventenni, denunciati a piede libero, individuati attraverso le successive indagini. Andiamo adesso sull'Appennino invece, la stazione di Carrara Lunigiana è stata attivata per un cercatore di funghi originario di Carrara, è caduto nei pressi di Sassalbo, nella zona di Fivizzano, sull'Alto Appennino. La caduta è avvenuta in un bosco su terreno molto ripido. L'uomo, lo vedete riportato su noitv.it, è inciampato in un ramo ed è precipitato a valle andando a sbattere violentemente la testa. L'allarme dato dallo zio dell'infortunato sul posto. Gli uomini del soccorso alpino, la squadra dei tecnici della stazione, il Pegaso 3 partito dal 5, quale una volta arrivato ha stabilizzato l'uomo, è stato riferiscono di un serio trauma spinale. L'elicottero lo ha portato all'ospedale Pisano di Cisanello. Andiamo adesso invece a aggiornarvi sull'andamento dei contagi della pandemia da Covid-19 sul territorio toscano. Vediamo i numeri delle ultime 24 ore diffusi dalla regione toscana. In tutta la Toscana 1322 nuovi contagiati, un balzo di 1000 unità in un giorno, ma sappiamo ogni lunedì vi è un calo vistoso, è una sorta di rimbalzo quello del martedì, tasso di positività al 12,8%, ricoverati in leggera risalita a 188, uno in meno invece i letti Covid occupati in terapia intensiva, 8 i decessi, provincia di Lucca che segna nessun decesso ma 114 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. E parliamo di salute adesso, di come anche l'ausilio dell'arte possa aiutare e si tratta in questo caso della cosiddetta art therapy. Per raccontarvelo andiamo a Barga, alla casa di riposo Giovanni Pascoli. L'arte per arricchirci dentro, per farci sentire bene. L'arte per combattere lo stress, l'ansia, le paure legate alla malattia. L'arte insomma come terapia. E questo appunto è il titolo, Art Therapy, del progetto lanciato dal Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa. Destinatari ultimi gli anziani e le persone malate, coloro per i quali in generale un tocco di colore, ma anche un contatto umano per realizzare una piccola opera d'arte, possono essere più importanti di qualsiasi medicina.
Con questo obiettivo i volontari della CRI hanno incontrato gli ospiti della struttura della villa di riposo Giovanni Pascoli di Barga, pennelli e colori alla mano e come tela piccoli sassi di fiume per un pomeriggio all'insegna dell'arte e dello scambio umano. L'arte, come ha spiegato Sandra Bertolucci, la responsabile del progetto Art Therapy, può essere la ginnastica di questi anni difficili, allontana l'attenzione dai dolori e dalle ansie, in più ne possono giovare tutti. Non serve un fisico allenato, ma solo un pennello, un po' di colore ed un po' di inventiva per esprimere noi stessi. La terapia alla fine ha funzionato? Senza ombra di dubbio. Al termine del pomeriggio barghigiano, tante piccole e grandi opere d'arte, volti distesi di persone, volontari e ospiti riunite intorno ad un tavolo a ridere e sorridere. Tutto questo è l'obiettivo di Art Therapy. Vi sembra poco? Ed è ormai un conto alla rovescia per la tradizionale luminara di Santa Croce a Lucca, lo vediamo anche su noitv.it, intanto conto alla rovescia per la nostra diretta a partire dalle 20, anche in questa occasione saremo in diretta per raccontarvi la processione che potrà essere seguita su noitv, ma anche attraverso il nostro canale web, appunto in diretta streaming, a partire dalle 20 in programma, tornando come un tempo al programma tradizionale. Terminate ormai le restrizioni degli anni passati, quelle che abbiamo conosciuto quanto a partecipazione, numeri e non soltanto, sarà finalmente un ritorno alle origini per la processione del Volto Santo. Vi ricordo ancora a partire dalle 20 su NoiTV. Cambiamo completamente argomento, è stato sostanzialmente il primo giorno di riprese per la serie evento di Apple TV che si tiene in Versilia, che è girata in queste settimane in Versilia. La firma è quella del premio Oscar Alfonso Cuarón. Ciacca Viareggio per le riprese della serie di Disclaimer del regista premio Oscar Alfonso Cuarón, che ha scelto la Versilia come set del suo ultimo lavoro, che andrà in onda su Apple TV Plus. Tanti curiosi che si sono soffermati di fronte al set blindato di via Leonardo da Vinci nella speranza di intravedere alcuni degli attori protagonisti, prima tra tutti la splendida Kate Blanchett, la cui presenza nelle scene via Regine però non viene confermata dallo staff, e Kevin Kine. Le riprese sono dunque concentrate in via Leonardo e nella parte sud di viale Carducci, in cui è stato istituito il divieto di sosta fino alla 23:59 del 13. Altre location sono quelle del lungo canale est e del viale a mare. Dopo il set di Viareggio, la produzione si sposterà a Forte dei Marmi, dove verranno interessati l'hotel Augustus e il bagno Piero. 6 settimane in tutto che vedranno al lavoro oltre 350 membri dello staff, tra cui i nomi eccellenti di Manuel Lubezki, direttore della fotografia che vanta ben 3 Oscar con Gravity, Birdman e The Revenant, oltre alla costumista Jenny Temime e lo scenografo Neil Lamont, impegnati nelle saghe di Harry Potter. La stessa produzione, la Film Production Consultants, ha alle spalle lavori come La Passione di Cristo e I Due Papi. Restiamo ancora in Versilia, circa 3.000 presenze nel weekend per l'Attenzione Aurea, la Serie A dei campionati di sbandieratori. Si è chiusa la 3 giorni dell'Attenzione Aurea, i campionati nazionali di sbandieratori e musici, con la vittoria nella classifica combinata del gruppo Palio del Niballo di Faenza. Il gruppo di casa del Palio dei Micci di Querceta si è piazzato al 6° posto, salendo comunque sul podio grazie al 3° posto di Gabriele Marcuccetti nella specialità del singolo. 22 squadre da tutta Italia arrivate a Seravezza, centinaia di atleti che si sono sfidati nelle categorie singolo, coppia, piccola e grande squadra e i musici, circa 3.000 presenze con notevoli effetti in termini di accoglienza turistica. La Serie A è l'Attenzione Aurea, è il massimo livello, sono 20 gruppi ogni anno, poi qualcuno retrocede, qualcuno va in avanti, dopo Querceta è l'unico gruppo d'Italia che non è mai retrocesso in 56 anni, mai. Pensavamo di non arrivarci più a questo momento, dovevano essere fatte queste gare nazionali 2 anni fa a Querceta, era un ritorno dopo 20, all'epoca 21 anni perché era dal 99, ora sono 23 anni. La 3 giorni si è aperta venerdì sera con la spettacolare sfilata dei gruppi dal centro storico a Palazzo Mediceo, alla presenza del governatore della Toscana Eugenio Giani e dei vertici della Federazione Italiana Sbandieratori. Devo dire che in questi 2 anni i gruppi che si chiamino Contrade, Borghi, Rioni o Sestieri hanno avuto la forza di mantenere i giovani e le famiglie all'interno e quindi riuscire a ripartire in maniera importante.
Sul fronte agonistico, primo posto per il gruppo Palio del Niballo, secondo posto per Città Murata di Montagnana, terza posizione per il Palio di Ferrara, sesto posto per il Palio di Querceta, che ha tenuto l'ottavo nella coppia con Alessandro Consigli e Gabriele Marcuccetti, e il quinto posto con la grande squadra. Forte il rammarico per l'incidente accorso a uno degli atleti contradaioli più validi, Federico Tardelli, infortunatosi poco prima dei campionati mentre si allenava per le gare. Un'assenza che ha comportato il ritiro di una delle coppie in gara e la sua sostituzione nella piccola e grande squadra. Ma è un'arte quella dei musici e degli sbandieratori che è tramandata negli anni. Qui tutti vivono e ruotano intorno al mondo del palio, e tutti siamo cresciuti in questo ambiente. È una tradizione che viene operata fin dai ragazzi. Ci fermiamo qua con la pagina di cronaca, vi lascio a Guido Casotti allo sport, tra pochissimo noi ci rivediamo subito dopo per la terza parte.